Una buonasera a tutti dalla Chiarini Associati, sempre il nostro canale web dedicato questa volta a un argomento molto particolare, un argomento direi all'interno della nicchia Lean, ancora più di nicchia che è la Lean Accounting. Lean Accounting, molto interessante, molto importante perché serve per dare misurabilità dal punto di vista economico-finanziario ai nostri interventi Lean. Purtroppo non è così applicati in Italia, sono veramente poche le aziende che abbiamo incontrato come consulenti Chiarini Associati che stanno o che hanno intenzione o che ci chiedono magari di implementare la Lean Accounting, ma come vedremo è fondamentale specialmente quando vogliamo per l'appunto misurare che cosa portiamo a casa con un intervento Kaizen. E al tempo stesso la Lean Accounting, il mondo della Lean Accounting ci fa riflettere su un concetto molto importante che è quello di contabilità tradizionale. Perché all'interno delle nostre aziende di solito abbiamo questi modelli contabili che adesso andremo a vedere basati sui centri di costo che sono tutt'altro che focalizzati sul far emergere effettivamente i miglioramenti della Lean o anche di altri sistemi tipo il Six Sigma e il TQM. Vabbè, partiamo dalle origini, partiamo. Questo termine Lean Accounting, come vedremo, questo modello contabile, in realtà è un qualche cosa di abbastanza recente, risale addirittura ai primi degli anni 2000, perché se andiamo a vedere in quello che è il pensiero originario di Taishi Ono e di altri, tipo il professor Jones e Womack col famoso libro Lean Thinking, da nessuna parte si parla di Lean Accounting. Quindi, alle origini, il Toyota Production System non è che ci ha proposto il sistema che adesso andremo a vedere. I primi che hanno cominciato a capire che serviva un modello contabile diverso dal modello contabile tradizionale, in realtà sono stati degli americani, in particolar modo un professore della Harvard Business School che si chiama Kaplan, che a chi si occupa di contabilità, di strategie, è molto noto perché è l'inventore, come andremo a vedere, dell'activity-based costing e delle balance scorecard. Il professor Kaplan è stato uno dei primi, assieme ad altri della Harvard Business School, a capire che il mondo Lean, il mondo Total Quality Management e diciamo tutto il mondo legato a questi progetti di miglioramenti, compreso e non ultimo Six Sigma, non sono proprio così compatibili con la nostra contabilità tradizionale. La contabilità tradizionale è qualcosa che appartiene al passato, come adesso andremo a vedere, qualcosa che proviene addirittura dalla mass production e che è proprio lungi dall'essere compatibile con questi sistemi. Appunto, contabilità tradizionale, da dove origina? Beh, origina dalla mass production, la contabilità che molte delle nostre aziende, manifatturiere o non, hanno ancora, è figlia di un tempo dove lavoravamo con grossi lotti di prodotto, quindi macchine dedicate, lanciate, che facevano volumi e volumi, che non si fermavano mai se non per fare lunghissimi setup, ma comunque andavano per settimane, macchine linee dedicate. A quei tempi avevamo anche una scarsa personalizzazione di prodotto, non erano i tempi in cui magari io avevo un codice e il cliente mi chiedeva mille varianti, tutt'altro. E erano anche i tempi in cui l'attenzione dedicata alla qualità, quindi non c'erano sicuramente le black e le green belt, l'attenzione alla qualità era bassettina, non era sicuramente alta. In un contesto di questo tipo, dove io lancio i miei impianti, le mie macchine, faccio dei gran volumi, il prodotto è poco personalizzato, quindi faccio lavorare poco quelli dell'ingegneria e anche quelli delle vendite, non ho una pletora di persone dedicate ai controlli qualità, eccetera, è ovvio che in un contesto, in un'organizzazione di questo genere, dal punto di vista dei costi indiretti sono bassi. Tendo ad avere molti più costi diretti, tendo ad avere tanta gente dedicata per l'appunto ai processi di trasformazione. Ed ecco quindi che in un modello, in un sistema organizzativo di questo genere, ha proliferato la contabilità tradizionale, quella basata su centri di costi, che come andremo a vedere è fantastica quando gli indiretti sono molto bassi. Come funziona la nostra contabilità tradizionale? La contabilità tradizionale intanto si basa sul concetto di centro di costo. Vuol dire che noi in azienda guardiamo tipicamente lo shop floor, guardiamo
la parte produttiva e andiamo a individuare N centri di costo. N centri di costo in produzione nello shop floor, perché, come dicevamo prima, di solito i diretti in un modello di questo genere sono molto alti e quindi ci interessa relativamente andare a capire le dinamiche che stanno dentro, che ne so, all'ufficio tecnico piuttosto che all'ufficio delle vendite o all'ufficio acquisti. Prendiamo la produzione, la scomponiamo in centri di costo. Come facciamo per fare questo? Uno dei modelli che va per la maggiore è quello di andare per reparti, quindi produzione, reparto presse, reparto verniciatura, reparto assemblaggi e così via, ogni reparto diventa un centro di costo. A volte può essere anche un impianto centro di costo, così come può essere una linea, può essere una cella, ognuno poi ha la propria organizzazione. Quindi questi sono i centri di costo. Identifichiamo i centri di costo. Una volta che abbiamo identificato i centri di costo, la contabilità tradizionale ci dice: prendi tutti diretti, i costi diretti rispetto ai vari centri di costo. E anche qui è relativamente semplice, perché non so, prendiamo il costo di centro delle verniciature, andiamo a vedere tutto quello che è diretto lì, vediamo che lì ci sono 4 persone che ci lavorano dalle 8 alle 5, che l'impianto di verniciatura c'ha tot materia prima, vernice ogni giorno. Poi magari abbiamo un bel contatore che ci dice quanta energia elettrica consuma quel reparto, solo quel reparto, quindi l'energia elettrica diventa diretta rispetto al reparto. L'ammortamento è l'ammortamento di quegli impianti e così via. Quindi questa è la prima parte dei cosiddetti costi diretti. Prendiamo quelli e tac, li carichiamo all'interno del nostro centro di costo. Bene, a questo punto rimangono fuori gli indiretti, quelli che vengono chiamati in americano gli overhead. Gli overhead, i costi indiretti, come dicevamo prima, in un modello classico da mass production erano pochi, erano bassi e tendevano a essere più o meno ripartibili, diciamo così, in maniera pressoché equa su tutti i centri di costi, perché i prodotti erano pochi, tutto il personale esterno indiretto era pochissimo. Quindi si prende gli indiretti e gli indiretti li si va a spalmare, l'ho messo fra virgolette, il termine contabile giusto sarebbe allocare su questi centri di costo. La quota degli indiretti che rimangono fuori da questo gioco dobbiamo andarli a dividere su ognuno dei centri di costo che abbiamo individuato. Come facciamo questo? Di solito viene utilizzato, ma anche oggi 2022 viene utilizzata una formula molto molto nota, che è questa: prendiamo il calderone di costi indiretti, quindi il totale dei costi indiretti, e andiamo a dividerlo su ognuno dei centri di costo con una formulina che è questa: l'ammontare dei costi indiretti moltiplicato praticamente il rapporto fra le ore di manodopera diretta del centro diviso il totale delle ore di manodopera diretta. Quindi ogni centro di costo assorbe una parte dei costi indiretti in proporzione a quanto manodopera diretta questo centro assorbe. Vedete, questo evidenziato, ore di manodopera dirette del centro diviso su totale ore manodopera diretta, questa parte ci fa capire che per ogni centro di costo più ore di manodopera diretta ha quel centro e più indiretti va ad assorbire. Se gli indiretti sono bassi e i diretti sono molto alti, non è che vado a distorgere le informazioni legate al calcolo dei costi di prodotto più di un tanto. Ci può stare. Purtroppo le cose sono cambiate. Come si diceva all'inizio, oggi la situazione è completamente diversa, perché entriamo nell'ufficio tecnico, che in un modello così viene considerato un classico costo indiretto. Ma quante attività fanno, su quanti prodotti? Le vendite tutti i giorni magari personalizzano un'offerta piuttosto che perdono tempo, fra virgolette, in una fiera dedicata esclusivamente a una famiglia di prodotti. Ma tutte queste dinamiche qui io non riesco in un modello del genere a farle emergere. E quindi i modelli tradizionali basati sui centri di costo delle volte danno luogo a tutta una serie di informazioni sbagliate, distorte, sia per quanto riguarda il calcolo del costo del prodotto che
anche proprio sui calcoli degli eventi Kaizen, quindi dei miglioramenti che sono stati introdotti. Due esempi proprio molto 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 semplici, perché questo è un webinar, noi abbiamo degli interi corsi di 8 ore, 16 ore, 32 ore dedicate a questi nuovi modelli contabili, chiamiamoli nuovi anche se in realtà non sono così nuovi. Io vi sto dando un'informativa in 25 minuti circa. Qui abbiamo una situazione molto semplice con un unico centro di costo e supponiamo che il totale delle ore di manodopera diretta sia 100, quindi facciamo cifra tonda, 100 ore di manodopera diretta. Abbiamo due soli prodotti, ci semplifichiamo ulteriormente la vita, il prodotto A che assorbe 50 ore di manodopera diretta e il prodotto B che assorbe 50 ore di manodopera diretta. Beh, allora, se abbiamo una situazione così semplice, con due prodotti che assorbono lo stesso numero di ore di manodopera dirette, quindi 50 su 100 è praticamente un mezzo, possiamo prendere il calderone dei costi indiretti, metà lo buttiamo sul prodotto A e metà lo buttiamo sul prodotto B. Semplicissimo. Semplicissimo fino a un certo punto. Come c'è scritto sotto, supponiamo invece che per progettare B abbiamo utilizzato un'enormità di ore rispetto ad A, quindi B ha avuto un numero di ore dedicate alla progettazione, tutte queste ore in questo modello sono negli indiretti, enorme rispetto ad A. Beh, allora se adottiamo un modello di questo genere con la formulina che abbiamo visto in precedenza, con la frazione, di fatto non si vede questa differenza, perché nel nostro calcolo gli indiretti vengono ripartiti metà su A e metà su B, ma non è così, perché B ne assorbe molto di più. Altro esempio è molto molto semplice, ancora una volta un centro di costo. Questa volta lanciamo un evento Kaizen. Lanciamo un evento Kaizen e andiamo a lavorare sui costi indiretti di asservimento materiali, di trasporto esterni al centro di costo. Quindi abbiamo sempre i nostri due prodotti che assorbono 50 ore di manodopera diretta ognuno, come vi ho detto prima. Facciamo un bel workshop Kaizen e alla fine del workshop Kaizen succede che siamo riusciti a togliere praticamente, abbiamo introdotto, che ne so, una rugliera con dei cobot, non lo so cosa abbiamo messo qualche cosa che ha fatto sparire sostanzialmente questi costi indiretti di trasporto, un puro muda all'interno dei famosi 7, se vi ricordate, il trasporto. Il prodotto A non ha più costi di trasporto, rimangono però sul prodotto B, come ci dimostra questa figura. Quindi i costi di trasporto su B ci sono ancora, quelli su A li ho fatti fuori, ma in termini di impatto sul prodotti, se arriva il contabile e mi chiede, ok, adesso non abbiamo più i costi indiretti di trasporto su A, però io adesso applico nuovamente la mia formulina e i costi indiretti di trasporto che sono rimasti di B, questi, ma allora vengono spalmati nuovamente metà su un prodotto e metà sull'altro. E non va bene, perché dal punto di vista della marginalità dopo abbiamo delle informazioni che sono distorte. Uno potrebbe anche mettere in discussione il workshop Kaizen, potrebbe dire, ma scusami, hai fatto questo workshop Kaizen, però non mi sembra che abbiamo ottenuto molto sul prodotto A. In realtà non è così. In definitiva, quando abbiamo tutta una serie di attività Kaizen, queste attività Kaizen vanno a incidere molto in termini di riduzione sui costi indiretti. Anche Six Sigma, quando si lavora su Six Sigma, si lavora molto su tutta la parte di, che ne so, di costi di rilavorazioni, di costi di ispezioni, ma sono tutti tipici indiretti. E spesso con questi modelli contabili non abbiamo la lente di ingrandimento giusta, non riusciamo a capire l'incidenza che hanno queste azioni di miglioramento sui diversi prodotti o sulle diverse famiglie. Quindi, che cosa facciamo? Nel tempo, ovviamente, qualcuno si è accorto, come dicevo prima, c'è stato innanzitutto il professor Kaplan, qualcuno si è accorto di questa distorsione, di questa distorsione prodotta dalla contabilità tradizionale con i centri di costo. E verso il finire degli anni 80, proprio Kaplan ed altri
hanno inventato un sistema contabile che a me onestamente piace molto, non vi nego la mia passione per questo modello contabile, che è l'Activity Based Costing. L'Activity Based Costing è un po' la scoperta dell'acqua calda, è una cosina molto semplice, perché va di fatto a togliere la distinzione fra costi diretti e costi indiretti. Come funziona questo modello? Ancora una volta non abbiamo molto tempo per entrare dentro l'Activity Based Costing che necessiterebbe per l'appunto di almeno 2-3 giorni di formazione dedicata. L'Activity Based Costing dice: fai una cosa di questo genere, guardi la tua organizzazione, non solo la tua produzione come prima con la contabilità tradizionale, guardi la tua organizzazione e la tua organizzazione la vai a scomporre in processi. Un termine che ci stiamo un pochettino dimenticando, era più in auge quando si parlava di Total Quality Management e di qualità in generale. E l'azienda ha tanti processi, partiamo, che ne so, dal marketing, poi abbiamo le vendite, poi c'è l'ufficio tecnico, anche l'ufficio tecnico potrebbe essere diviso in due processi, progettazione prodotto, progettazione processo, prototipizzazione, eccetera eccetera. Ogni organizzazione ha la propria mappa di processi, è un lavoro che va fatto proprio di cesello, individuare tutti i processi importanti dell'organizzazione, e per ogni processo bisogna andare ad un livello sotto che si chiamano le attività. Quindi i processi andiamo a scomporli in sottoprocessi, o meglio ancora, il termine corretto è attività. Questa è una cosa, fra l'altro, che noi facciamo con il Makigami. Il Makigami, nell'ambito della Lean Office, andate a vedere l'altro webinar dedicato alla Lean Office, funziona proprio in questo modo. Mappo, processi, e poi i processi vengono divisi in attività. Dopo, col Makigami, per l'attività andiamo a prendere tutta una serie di altre metriche. E, quindi abbiamo i processi, abbiamo le attività, adesso dobbiamo ragionare sulla singola attività e chiederci quell'attività com'è legata al costo del prodotto. Allora, supponiamo che il processo sia le vendite, all'interno delle vendite io ho un'attività quotidiana, un'attività che è quella del ricevimento ordini, ma io ricevo tanti ordini, considerando che ho tanti codici di prodotto da vendere. Io tutti i giorni ho una persona che lavora 8 ore, ma 8 ore non le ha dedicate soltanto a un codice, le ha dedicate su tutta una serie di codici. Quindi l'attività è quella del ricevimento, verifica, ordini, riceve ordini legati a tante tipologie di prodotto che dobbiamo vendere. Dobbiamo trovare un driver, viene chiamato. Il driver mi dice quanta parte di quell'attività assorbe, in questo caso, un prodotto, un codice di prodotto. Non è così complesso in realtà. Quindi ogni attività assorbe costi in base ad un driver. Se voglio arrivare al costo del prodotto, io praticamente guardo la mia mappa dei processi con tutte le attività, che ne avrò non so quante, posso avere anche 500-600 attività. Noi abbiamo fatto delle mappature in aziende dove abbiamo scomposto in processi, poi siamo andati a vedere tutte le attività e ne abbiamo tirate fuori veramente tante di attività. Ogni attività ha un driver. Faccio la somma delle attività che interessano quel prodotto nella quota che mi dà il driver e ottengo il costo del prodotto. Lo so che detta così può sembrare complessa, ma vi faccio un esempio molto molto semplice. Supponiamo di avere solo 3 processi e solo 3 attività, ci stiamo semplificando parecchio la vita. Ricevimento ordini è un primo processo, progettazione e sviluppo è un secondo processo e produzione, proprio azienda semplicissima. All'interno del ricevimento ordini abbiamo una sola attività, che è la revisione ordini. All'interno della progettazione e sviluppo abbiamo una sola attività, che è la progettazione prodotto, e all'interno della produzione abbiamo una sola attività, che è l'asservimento linee. Quindi c'è uno che porta, un logistico che porta il materiale alle linee. Semplicissimo. Allora, se vogliamo il costo di ogni codice di prodotto, dobbiamo sommare i costi legati a queste 3 attività. Dobbiamo individuare dei driver per ogni attività. Revisione ordini. Quale sarà mai il driver? Il driver potrebbe essere il numero di ordini per codice. Quindi io
come dicevo prima, 8 ore a disposizione, devo revisionare, devo dare un occhio a tutti gli ordini che ricevo sui vari codici prodotto, e il numero di ordini per codice è il driver. Quindi io durante un giorno potrei aver lavorato praticamente tutte le 8 ore solo su un codice, e me lo dice il driver, me lo dice. Tu oggi hai lavorato 10 codici di questo tipo e basta, 10, hai praticamente saturato la tua attività di revisione ordini soltanto con un codice, mentre ne hai fatti 4 di un tipo e 6 di un altro, quindi sono 60% su uno e 40 su un altro, 30 e 40, e così via. Progettazione prodotto, anche qui vado a individuare un driver, che qui potrebbe essere le ore dedicate del progettista per codice, quindi io progetto un nuovo prodotto, quante ore ci ho dedicato, ma io sono 8 ore, ho 8 ore a disposizione, magari 2 le ho dedicate a questo codice, 6 le ho dedicate ad un altro. Asservimento delle linee, io ho un transpallet o un muletto che sia, devo portare dei prodotti alla produzione. Allora, come driver mi invento il numero di prodotti movimentati per codice, una specie di contatore nel carrello che tutti i giorni mi dice quel carrello ha fatto avanti e indietro dal magazzino alla linea 1000 volte, tac 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 tac, 1000 volte, 250 ha portato il prodotto A, 250 ha portato il prodotto B e così via. Ok? Questi sono i driver. E allora, se voglio fare il calcolo del costo del prodotto in un certo periodo, vado a vedere quanti ordini ho processato per codice, quante ore ho dedicato quel codice, quanti prodotti ho movimentato per quel codice. Questo è un esempio veramente banale, stiamo parlando di 3 processi con 3 attività. Quando fate la mappatura qui dei processi ne avete parecchi, 30-40 processi e delle attività, come dicono gli inglesi, the sky is the limit, ok? Cioè, quindi vado praticamente all'infinito, ne posso avere veramente tante. L'activity based costing, facciamola breve, dal punto di vista concettuale è perfetto, non fa una piega, perché io una volta che ho individuato questi driver, non sbaglio, non ho più sostanzialmente il concetto come prima di costi indiretti di andare a spalmare dentro dei centri di costo. Non ce li ho più questi indiretti, ho dei processi, delle attività e poi con dei driver praticamente tutti i costi diventano diretti rispetto a un singolo processo. E concettualmente è semplice, ma se dagli anni 80 ad oggi non ha preso così tanto, ve lo posso dire perché in qualità di consulente e formatore, se sono volentieri, sono a contatto con veramente tante aziende e non è che veda tutte queste applicazioni di activity based costing. Il problema è il calcolo di questi driver. Non so, il carrello va in magazzino, prende i prodotti e li deve portare alla linea e fa 1000 viaggi. Ma come faccio esattamente a sapere che di quei 1000 viaggi 250 sono stati dedicati a un codice, 250 a un altro, 250 a un altro ancora e così via? Questo magari oggi come oggi, con tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione dell'Industry 4.0, si può anche risolvere. Che ne so, metto un RFID nel carrello, tutte le volte che vado in magazzino e prendo un codice, fa il match, beep, ok, e quindi so che ho preso quel codice e il gestionale mi dice che quel codice è un codice legato a un determinato prodotto. Questo si potrebbe anche fare. Ma se abbiamo delle attività tipo l'ufficio tecnico, che io devo capire se Andrea Chiarini, che sta progettando, oggi ha speso 2 ore su un prodotto, 2 su un altro, 2 su un altro ancora, quindi codici di prodotto diverso, non è così semplice. Anche qui si fa con magari parti degli ERP, con tutta una serie di automazioni, di digitalizzazioni che si possono mettere in pista. Oggi l'Industria 4.0 ci sta andando veramente una grossa mano, tant'è c'è chi da profeta ha già profetizzato che nel futuro non ci sarà più addirittura la contabilità, non ci sarà più bisogno di controller, avremo dei sistemi che misurano e calcolano i costi automaticamente da soli, però quando questo? Fra 30 anni?
L'activity based ghosting, proprio per tutte queste difficoltà, è decollato fino a un certo punto. Adesso, appunto, con l'Industry 4.0 sembra che abbia una nuova rinascita. Peccato, perché concettualmente è molto molto interessante e da un certo punto di vista anche semplice. Qualchedun altro ha pensato qualcosa di ancora più semplice. Nell'ambito del mondo che viene chiamato Lean Accounting, dove dentro troviamo di tutto, oggi ci si mette dentro anche l'Activity Based Costing, quindi c'è questo calderone di modelli contabili dove tutto ciò che è, fra virgolette, moderno viene etichettato con Lean Accounting, c'è un po' di confusione. Ecco, qui invece è nata una cosa molto specifica, qui sicuramente non ci confondiamo, nei primi anni 2000 da parte di due consulenti americani, Maskell e Bagley. Fra l'altro vi consiglio di scaricare il loro paper, che è stato scritto mi pare proprio in quegli anni, nel 2002-2003. Hanno scritto un paper molto semplice sulla value stream cost e la value stream accounting, nonché hanno scritto anche un libro. Se andate nel nostro blog chiarini.it/blog trovate il link a questo articolo. Questi signori hanno detto, si potrebbe fare una cosa di questo genere, inventarsi una value stream cost. È una cosa che è molto semplice, ancora una volta. Che cos'è la value stream cost? Maskell e Bagley loro dicono, tu sostanzialmente prendi la tua organizzazione e la riorganizzi in termini di value stream. Quindi prendi delle famiglie di prodotto e vai ad organizzare l'azienda per value stream. Sostanzialmente questa value stream diventa un grosso processo, un lungo processo che parte dalle vendite, da quando ricevo gli ordini fino alle spedizioni, dove dentro ci devo mettere tutto. Non è la classica value stream che siete abituati a fare magari solo sui processi della produzione, è un qualche cosa che tira dentro tutto partendo dalle vendite. E questo è un grande centro di costo, è un grande processo in termini di activity based costing, e riorganizziamo l'azienda in modo che tutti i costi diventino diretti rispetto a questa value stream. Ma questo, guardate, come la mettono giù questi due americani, vuol dire tutti i costi devono diventare diretti rispetto alla value stream. Vuol dire che io prendo la mia organizzazione, la vado a dividere per value stream, ok? Quindi individuo le famiglie, individuo le value stream, supponiamo di avere 4 value stream, ma poi devo ridisegnare tutta l'organizzazione dell'azienda in base alle value stream, se voglio che effettivamente tutti i costi siano diretti rispetto alle value stream. Ogni value stream è dedicata a un prodotto o una famiglia di prodotti. Ma allora, presa una famiglia di prodotti, che equivale a una value stream, su quella value stream, se voglio avere veramente tutto diretto, devo avere il venditore o i venditori plurale soltanto dedicati a quella famiglia di prodotti e quindi soltanto dentro quella value stream. I progettisti devono solo lavorare dentro quella value stream. Chi compra deve comprare solo per quella value stream. Chi movimenta i materiali deve movimentare solo per quella value stream. Chi fa controllo qualità e così via. Ma ci può stare, in contesti, molto particolari, ci può stare nel settore auto, nel settore delle cosiddette appliance, del bianco. Sì, ci sono dei settori dove si può pensare a disegnare un'organizzazione del genere, ma non è una cosa da poco. Rispondete a questa domanda. Se io ho una piccola media azienda, con tanti prodotti e famiglie, quindi una classica azienda di quelle che si trovano in Italia, con 50-60 dipendenti, che è anche già un'azienda interessante, 50-60 dipendenti, con tante famiglie di prodotto, poi vai a vedere che hanno 3 progettisti, 2 all'ufficio acquisti, 2 buyers, uno solo che si occupa di controllo qualità, ma come facciamo? Andiamo a assumere altri progettisti? Andiamo a assumere altri buyers? Prendiamo 2-3 CQ e poi andiamo? Ci sono tante situazioni
tipicamente nelle piccole e medie industrie, dove la value stream accounting ve la regalo tutta, cioè praticamente è impossibile da applicare. Credetemi, perché noi ci abbiamo provato. La value stream accounting è un po' l'uovo di Colombo, è un qualcosa di molto semplice, presuppone avere queste value stream tutto personale dedicato e presuppone che gli indiretti che rimangono fuori, gli indiretti che rimangono fuori siano bassissimi, perché se avete 4 famiglie di prodotto, all'interno di ogni famiglia avete tutto dedicato, vi rimane fuori praticamente dopo come indiretti, che ne so, la segretaria, la recepzionista, probabilmente l'amministratore delegato, quello potrebbe essere anche un grosso costo, però ci sta che in un'azienda grossa con volumi per ogni value stream, anche il costo dell'amministratore delegato alla fine non è molto. In una situazione del genere ci potrebbe stare, ma in una piccola e media azienda rischiate che tutti gli indiretti che rimangono fuori non sono così piccoli, non sono così poco significativi, e quindi ancora una volta andate a distorcere tutto dal mio punto di vista, sempre il mio modesto parere. Cosa proponiamo noi? Cosa facciamo? Con questo io non voglio dire che la value stream organization, la value stream accounting non bisogna farla, non vi sto lanciando questo messaggio. La value stream accounting può andare bene, disegniamo, facciamo una bella mappatura, se vediamo che abbiamo un certo numero di famiglie e gli indiretti che rimangono fuori sono bassissimi, e va bene, ci semplifichiamo la vita, abbiamo la value stream accounting che è il massimo della semplificazione, guardate, perché dopo ragioniamo solo sulle value stream, andiamo di ASIS che diventano 2B e ci divertiamo ad abbattere tutti i costi che stanno dentro la value stream, che per definizione sono tutti diretti. Fantastico. Spesso non è così, spesso questa value stream accounting spesso è una chimera e quindi si può introdurre un modello misto, perché no? Sempre nell'ambito della linea accounting possiamo fare una parte di costi che lasciamo dentro la value stream e magari gli indiretti che rimangono fuori e che cominciano a essere significativi, lavoriamo con l'activity based costing, ci mettiamo dei driver, andiamo a vedere quali sono le attività con i driver e questa parte lavoriamo con ABC. Oppure puntiamo ad un'intera organizzazione basata sull'activity based costing. Questa sostanzialmente è la terza proposta. Ok, e in questo modo ci avviamo verso la chiusura del nostro webinar dedicato all'in accounting. Qual è il nostro approccio? Il nostro approccio come consulenti Chiarini Associati, a prescindere dal modello contabile? Quello che noi facciamo di solito è proprio una mappatura. Partiamo con delle mappature fatte con la value stream e non solo la value stream, noi come ho detto prima utilizziamo anche il Matigami per la parte di LeanOffice. Quindi mappiamo, individuiamo i processi, individuiamo le varie attività, cerchiamo di capire a quel punto qual è il modello contabile da implementare e questa mappatura ovviamente andiamo a condividerla con un partner o con più partner tecnologici, perché come dicevamo prima siamo nell'era dell'industria 4.0 e quindi se ci sono delle parti più activity based costing potrebbe essere interessante installare degli RFID, dei barcode. Oggi c'è di tutto, perfino la realtà aumentata, l'augmented reality, e quindi abbiamo bisogno di un partner tecnologico su queste cose e non solo su queste cose, anche sugli ERP, sui MES e sui vari modelli gestionali, i vari software gestionali di supporto. Vi ricordo sempre che la nostra comunque società di consulenza ovviamente non lavora soltanto sulla lean accounting, noi siamo dei consulenti specializzati sulla lean, ed è il caso di dire non solo sulla lean, come società di consulenza siamo concentrati veramente su tanti temi, anche sui modelli contabili come vi ho appena descritti, ma sul design management, su tutta la parte di operations management, di soft skills e quant'altro. Quindi la nostra è una società di consulenza general purpose, chiamiamola, anche se abbiamo questa forte connotazione derivante dal passato sulla Lean. Sulla Lean siamo stati fra le prime società di consulenza ad introdurla. Già negli anni 90 noi facevamo interventi sulla Lean.
La nostra consulenza sulla Lean è una consulenza che, se andate a vedere i webinar specifici che abbiamo, parte di solito appunto con una mappatura per poi passare ad un'implementazione di tutta una serie di strumenti Lean a seconda della situazione. Progetti Lean che facciamo sia nel mondo del manifatturiero che nel mondo dei servizi, inclusa anche la pubblica amministrazione. Oltre a questo facciamo anche tanta formazione. Abbiamo due prodotti di punta che sono quelli che vanno per la maggiore, che sono il Master Lean Manufacturing, che facciamo due volte all'anno, in primavera e in estate, e il Master Six Sigma. Qui magari spendo due parole per dirvi che questi due master li abbiamo accreditati, quindi siamo fra i primi in Italia ad avere ricevuto l'accreditamento di un ente internazionale che si chiama LCS, Lean Competency System, che fa parte dell'Università di Cardiff e fu fondato dal professor Jones, quello famoso che assieme a Womack che ha scritto il libro Lean Thinking e l'altro che è la macchina che ha cambiato il mondo. Siamo accreditati da questo ente, quindi se venite a frequentare i nostri master vi possiamo dare delle certificazioni Lean Practitioner, delle certificazioni Green Belt, Black Belt, con tanto di certificato rilasciato da questo ente dell'Università di Cardiff, che ci ha accreditato appunto come provider. Grazie quindi per l'attenzione a questo seminario, dedicato per l'appunto alla Lean Accounting.